5, 4, 3, 2, 1, 0. Stop, countdown finito. Eccoci in questa nuova puntata di Calciomercato. Questa sera un anno di calciomercato insieme. Abbiamo tante novità e tante novità. Finalmente il calciomercato della nostra Roma si sta sbloccando. Ma soprattutto questa sera abbiamo una grande sorpresa. Una grande sorpresa che è qui dietro di me, che adesso non vedete. Soprattutto il mercato della Roma si sta sbloccando con gli arrivi di Salah e Szczęsny e molte altre novità. Siamo pronti? Partiamo! Ed eccoci qui in questa nuova puntata di Calcio Mercato. Vi avevo detto la sorpresa, eccola qui la grande sorpresa in studio. Eccomi! Ecco qui. Abbiamo il nostro Alfredo Medulla. Il nostro Alfredo. Alfredo Medulla. A parte questa piccola. No, sai ragazzi perché fa così? Col fatto che è arrivato Salah, sta diventando arabo pure lui. Per tradurre, capite? Ecco, in arabo. Ecco perché. Seriamente. No, vogliamo dire questo piccolo retroscena. Per girare questo video ci stiamo mettendo tipo ore e ore. Mamma mia. Arabo in arabo per Salah. A proposito, tornando seri. Dopo metteremo il video dell'arrivo di Salah a Roma e anche l'arrivo di Szczęsny. Certo che l'accoglienza per Salah, quella di Szczęsny, un po' di differenza c'è stata, però. Vabbè. Giusto un po'. No, ma comunque perché comunque Szczęsny è da un po' che non giocava, quindi sono un po' titubanti i giocatori. Ma raga, non mi fa strano. Il nostro video là in studio. Il nostro video in studio. Una volta ogni tanto. Dai. Finalmente, nello stesso studio. Sempre separati con il programma vero. Sì. Grazie dell'invito, sono eccoci qui. Tipo Maria De Filippi. C'è posta per te. C'è posta per te. Sacco di novità di calcio mercato, lascio la parola a Alfredo. Buonasera. Tante novità. Allora, in primis parleremo di Szczęsny, arrivato in prestito dall'Arsenal. Secco purtroppo. Però vabbè, specificheremo che comunque lui era diventato, cioè da come era titolare con Dallas è diventato prima secondo e poi terzo con l'arrivo di Cech. Secondo perché era Ospina il titolare, poi adesso hanno preso Cech, quindi è diventato terzo. Io non credo molto alle parole dell'allenatore Wenger dell'Arsenal del fatto Szczęsny torna perché il suo futuro è qua. Perché se ha preso Cech, fa giocare Cech, capito? Poi c'è pure Ospina. Cioè, se puntava a lui, non lo vendeva, capito? Mm. Poi, diciamo che se Szczęsny gioca bene, l'anno prossimo Sabatini si punterà tutto. Sì, cioè, poi Szczęsny proverà a prendere, diciamo, definitivo. E comunque Razzano non potrà fare richieste così esagerate. Conterà la volontà anche di Szczęsny. Appunto. E rimanere o no? Ah, dobbiamo dire che comunque la cosa che non ho capito, però penso sia così, che comunque l'Arsenal ci paga un po' di ringaggio. Non so se è proprio dovrebbe. Non questo non ho capito perché non, sul comunicato ufficiale questa cosa non mi pare di averlo detto. Questo portiere di 1,95 m polacco dovrebbe essere il primo titolare della Polonia nazionale. Della Polonia, sì. Sì. E quest'anno sarà portato per lui oltre al fatto di per tornare diciamo nei palcoscenici da titolare per l'europeo Francia, l'anno prossimo 2016. Appunto Francia, non era Russia? Francia Russia che è il mondiale? Russia è mondiale, ok, Russia mondiale 2018. Bello Russia è mondiale. La canzone del mondiale Russia fanno le serie. Sto là oggi. Sto là oggi. Salah si è impossessato del suo corpo. Attenzione, no, le serie, bro. Famoso gruppo russo. Può essere, tutto è possibile, ragazzi. Bella canzoncina. Adesso vi faremo vedere l'arrivo di Cesporeaccio. Poi Cech Szczęsny, non è difficile. Vuoi Cech Szczęsny? È più difficile scriverlo. Stavo dicendo,
sarà difficile per i protagonisti dire esce Szczęsny. A parte scherzi, veramente dovrà comunque Szczęsny lottare per il posto di titolare con De Santis. E comunque in gran forma, si può dire. E comunque è un ottimo acquisto, devo essere sincero. Bello acquisto, sì. E pure Salah. Da come ha detto Adesso, Zibi Bonic, il nostro Zibi Bonic. Zibi, come cazzo. Sì. Vabbè, oggi proprio sta, cioè, vabbè, la stella in bocca, ciò. Sì, alla Salah. Comunque, seriamente, adesso manderemo il video di Szczęsny, anche se non è stato così acclamato. Come però, l'accoglienza per Salah è stata proprio da Batistuta, porca miseria. Non sì, penso se viene Zego, panico. Poi ne parleremo dopo. Oddio, scusa. Ma ne parleremo dopo. Ecco a voi il video, ragazzi. Eccolo qui. Facciamo le foto qui. Fate calmi, però poi c'è al collo, a quale. Grazie, grazie. Grazie, qui un attimo. Forza Roma. Andiamo. Andiamo, grazie. Occhio ai piedi, occhio ai piedi. What do you have for No. Wrong one, come here. Eccoci tornati. Accoglienza per Szczęsny. Diciamo, ragazzi, che comunque potevo immaginarlo, almeno io, che quell'accoglienza era così, ma non per niente, perché comunque il portiere è da qualche un po' di tempo che comunque appunto ha perso il posto da titolare, quindi poi no, cioè la Roma con i portieri è da tanto che non è fortunata. Partendo da quei coce a Steghe, cioè con la prima Steghere, che sembrava che con l'Ajax comunque era un bel portiere, proprio noi so che si sa che gli è successo. Beh, però Szczęsny c'ha esperienza. Sì. C'ha esperienza in Premier League. Adesso invece parliamo di Mohamed Salah. Fuori di testa. Coincidenza, concomitanza con l'arrivo di Salah, si è aperto il sito ufficiale in arabo. A proposito, Szczęsny prende la numero 25. 25. Ma è prima dei Santi. Sì, dei Santi 26. Abbiamo tante novità. Perché la 1 che prende di solito è occupato da Lobont. Sempre messo. E scadrà il contratto l'anno prossimo. Poi vedremo se arriverà un altro portiere. Poi novità su Masuaku e Dzeko. Vediamo dopo il video su Salah. L'accoglienza. Allora diciamo questo su Salah. Non è ancora ufficiale. Perché? Perché la Fiorentina si è messa da traverso questo fatto del transfer del che pare si possa risolvere in pochi giorni, e che comunque, da come dicono, Salah può giocare quasi sicuramente tutte le 5 amichevoli prossime, tra cui l'Open Day contro il Siviglia, diciamo, Barcellona, Sporting Sabato. Diciamo che le migliori le può giocare, sì, però le partite ufficiali e si può, appunto, si può allenare. Quindi intanto si sta allenando da solo, le visite mediche le farà domani, oggi, dopo che c'è o stato l'arrivo, quello che dipende quando arriva, mettiamo questo video. E poi la firma si può aspettare qualche giorno, penso sia una cosa tutto di giorni, cosa di giorni. Comunque poi questa cosa è un problema solo fra Chelsea e Fiorentina, perché la Roma trova un accordo con Chelsea, quindi ci sono problemi. Sono 23 milioni divisi in 2 anni, giusto? 2-3 anni. Essere, sì.
In 2 anni, perché 3 c'è un obbligo delle scarpe, no? Penso a 2 più un obbligo 21. Una cosa del genere, sì. Sì. Totale. Quindi la prima amichevole di questi giorni era lo Sporting Lisbona. Sì, poi Barcellona, Bip, no? Sporting Lisbona, la prima ci sarà Szczęsny sicuro e Salah, forse, vediamo. Szczęsny, vediamo, spero che giochi titolare per vederlo all'opera. O almeno, non ti, anche se non titolare, comunque lo farà giocare. Sta al secondo tempo, sì, sì. E Salah... Primo De Santis, al secondo Szczęsny. Sì, Salah invece... Comunque, il portiere, il nuovo portiere polacco, ha detto comunque che già conosce comunque tutti quanti i giocatori, quindi può ambientarsi molto velocemente. Subito simpatico è stato. Eh sì, con il video pubblicato, che ha ufficializzato il suo arrivo, insomma, ma era molto contento. Quindi, conoscendo Roma, conoscendo il giocatore, se... gioca anche bene, sicuramente spingerà molto per rimanere, ecco. Sì. Comunque Roma attrae molto. Sì. Sperando che comunque il campionato va bene, che comunque torniamo, cioè magari riusciamo, andiamo avanti. Riusciamo a arrivare a l'obiettivo innominato, che non lo dirò mai nemmeno se mi sparate, perché l'anno scorso ha portato male. Ecco, comunque insomma, pure se comunque ci confermiamo in Champions, basta che passava il girone. Rimanere, ecco. Sì. Passava il girone. Adesso mostriamo l'accoglienza di Mohamed Salah. Un tributio. Provo. Pensate da se viene da faraone. Mamma mia, è faraone come egiziano. Egiziano, ecco. Appunto. Appunto. Ecco il video. Eccolo qui. Scusate, no. Premi. Pronto con te. Madonna, alla. Sì, come, comunque volevo dire che molto contenti per Salah, la sì, sì, accoglienza da ritro. Da faraone come lui è egiziano, diciamo prima. E molto simpatico anche il procuratore. Procuratore Batto, la, come si chiama? Che prima ha messo lo scudetto della Roma nella sua, sì, nel suo profilo ufficiale Facebook. Pure no, Twitter. Pure su Facebook. Che l'ha annunciato prima del. Sì. Sì, il giorno prima di venire. Sì. Sì, sì. E poi ha detto che comunque il giocatore arrivava, quindi ha spinto molto, penso. Sì, ha spinto molto sia lui che Salah, che voleva venire a Roma. Salah voleva venire a Roma perché già da gennaio poteva. Poi venire. Poi altri gennaio. Aggiornamenti su Salah. Tanto facciamo un sacco di video sui giorni per mercato. Ma sì. Tutti su Salah abbiamo detto già prima, giusto, di tutto quanto i problemi. Di cosa? Abbiamo detto la formula del trasferimento. Abbiamo detto già nel video prima, giusto? Ok. Problemi del giocatore, della Fiorentina. Sì, sì, la Fiorentina con Pescatore. Il problema che è la transfer, riscontrato il prestito, però non ha potuto accettare di rimanere lì, quindi è stato solo problema. Il problema transfer, però è il giocatore del Chelsea, quindi la Fiorentina può rompere scatole. Con questo problema si può risolvere in poco tempo, come ho detto prima. Adesso vogliamo parlare delle altre novità di mercato. Allora, che dovrebbero concludersi nei prossimi giorni, speriamo. Sì.
Saltiamo da Masuaco. Allora, c'erano interessi promesse, però comunque pare chiedano troppo. Quindi, 15 milioni, vediamo un pochino. Troppo, eh. Quindi diciamo si è virato un po' sul bersaglio, che comunque già c'era a Napoli, è molto più vicino a Napoli, quindi bersaglio, penso sia troppo tardi. A sinistra Masuaku, come ha detto il mio nonno, al 70% Roma, 30% Inter. La Roma che aveva fatto un'offerta di 6 milioni e più bonus, che è stata rifiutata. Fino a questo momento l'offerta migliore era quella del Genoa, 8 milioni, però pare la Roma per rilanciare a 7,5 più bonus, che poi, via poi, 9. E poi conta la volontà del giocatore. Che viene poi giocare. Pare che l'11 agosto ci sia questa amichevole con l'Olympiakos per appunto dai soldi in beneficenza appunto all'Olympiakos per prendere per il giocatore per Masuaku. Questa dovrebbe quindi essere una notizia, ma non è molto, non è confermata ancora. Diciamo che Masuaku è andato in pole quando quel maledetto del presidente del Barcellona Bartomeu ha bloccato il trasferimento da Riano, che era praticamente fatta, diciamo, perché comunque lui ha trovato accordo con la Roma. Lui verrebbe a Roma, sì. Sì. Però va su acqua, sempre vicino alla Roma, ma non viene mai. Dzeko invece adesso è stato, diciamo, è stato offerto rinnovo a Riano. Dzeko, cosa dici? Cosa ci dici? Beh, Dzeko. Dzeko è sempre lì il problema, e comunque bisogna vendere Lumbia adesso, uno di quelli. Anche lì Aic potrebbe interessare la Fiorentina, un ritorno alla Fiorentina. Sì, Fiorentina, se no c'è lo Schalke, casomai non prendono Shaqiri. Oppure c'era l'interesse di Borussia Dortmund e non se ne è più parlato, però vedremo. Questa cosa rimane. Per destro si registra l'interesse per Bayer Leverkusen, che offre 2 milioni più riscatto a 10, non si sa se è obbligo o diritto, speriamo sia obbligo. Ah, penso obbligo. Poi oltre al Bayer Leverkusen c'è la Aston Villa, l'USM, quindi è molto corteggiata. E la Fiorentina che adesso ha venduto Gomez a Besiktas. Gomez si guadagna che era 7 milioni e mezzo all'anno, pare, sì. Più o meno. Beh, sì. E quindi... Però diciamo che sembra che adesso è più vicino Girardino, che comunque era in prestito a Fiorentina, quindi potrebbero riscattarlo, prenderlo in definitivo, comunque riscattarlo, quindi va più vicino Girardino. Però se prendono Girardino forse possono prendere anche destro, vediamo. Chissà, vedremo. Vedremo un pochino. Sì, comunque le punte, cioè comunque hanno Babbagare, ma c'è pure Babbagare e basta uno, credo. Sì, la vedete di mercato, abbiamo detto. Mi ha detto tutto del mercato, calcio mercato. Al centrocampo per adesso non si parla di nessuno. Adesso niente, noi di concreto. Tutto in evoluzione questi giorni. Sì. Tante cose concrete, solo è arrivato Szczęsny, è arrivato Salah. Szczęsny ha firmato il contratto. Ibrahimovic non mi fido più di tanto, però tutto è possibile. Tutto è possibile, non escludiamo ancora niente. Con Sabatini. Szczęsny ha firmato il contratto. Io preferisco Dzeko, devo essere sincero. No, non puoi Ibrahimovic. Io Ibra, però. Vabbè, tutte e due alla fine. Sì, sì. Szczęsny ha firmato, sì. Sala è arrivato. Sì. Poi a breve firma appunto, il sinistro sinistro Masuaku, la punta Dzeko. E un altro terzino, vedremo. Vediamo e forse un altro terzino. Tolosidis è vicino al Bologna, vediamo se si vedrà. Vediamo se ce l'ha a Bologna. Vedremo. Anche se io Tolosidis anche se loro non vogliono. Diciamo contropartite per Bruno Perez tra soldi, però visto che loro qualche anno fa lo cercavano così, se lo metterei nella proverei a mettere la trattativa se potrebbe fa sì. Potrebbe intanto Carbonero è vicino alla Sampdoria e Dumbia è vicino al CSK, non abbiamo detto questo. Potrebbe andare il CSK l'agente della squadra della squadra del CSK, il dirigente ha detto, il principale ha detto che faranno di tutto per prenderlo. E potrebbero anche diciamo potremmo darglielo a zero e evitare di pagare quei 15 milioni in due anni come partito, magari perché ci liberiamo del posto extra comunitario. Diciamo, abbiamo detto Gervinho è un po' difficile, anche se Gervinho dovrebbe rimanere. Comunque anche dalla Turchia si cercano sia Gervinho che Dumbia, però vabbè, Dumbia preferisce la Russia,
tornare insomma a casa sua al CSKA, Gervinho, il Galatasaray ancora lo cerca, vedremo nei prossimi, speriamo tutte le evoluzioni, diventi qualcuno, sì sì, abbiamo detto tutto, gol purtroppo, abbiamo detto che vuole rimanere qua a Duvalle, poi casomai dovesse andare via lui potrebbe arrivare un altro terzo sinistro, vedremo un po', manca un mese all'inizio del campionato, tutte le evoluzioni dovrà accelerare Sabatini, anche perché il 30 c'è Roma Juventus, siamo sbriga, quindi come è uscito dal calendario, mi avevo detto prima. Abbiamo detto tutto. Abbiamo detto tutto. Adesso torniamo a breve con un nuovo video sul calciomercato che continua evoluzione ora per ora. Al prossimo video. E metteremo appunto ora per ora aggiornamenti sulla pagina Facebook. Sulla pagina mi raccomando, mi piace. Sì, mi piace. Iscrizioni sul canale. Commenti. Quello che pensate voi sui giocatori. Sul nostro mercato. Sul nostro mercato e ci vediamo alla prossima, ragazzi. Saluto da Emanuele Cresciglio e Massimiliano Petullà. Bella, ragazzi.